Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di quale attività sportiva puoi fare con il diabete. Benissimo, ma prima ti ricordo come sempre che io mi chiamo Emanuele, ho 22 anni, sto finendo il secondo anno di medicina e convivo con il diabete da più di 15. Prima di partire con il video, ultima premessa, ti ricordo di iscriverti qua sotto, attivare la campanella e di fare un giro sul canale per vedere i vecchi video, non perché i vecchi video servono per aumentare l'autostima, ma per il semplice fatto che i vecchi video sono comunque con un contenuto di importante e possono comunque aiutarti, in quanto sul canale si trattano tutti quei temi che ti aiutano a gestire la glicemia per migliorare appunto quello che è il tuo rapporto con il diabete. Quindi faccio un salto, ti costa niente, è gratis. Ora veniamo a noi. Quali sport o attività fisica puoi praticare con il diabete? Allora, quello che puoi fare ovviamente è tutto. Anzi, non è ovviamente, ma è tutto. Cioè, tu puoi fare qualsiasi sport che vuoi. Benissimo. Ora, c'è una piccola differenza tra sport aerobici e sport anaerobici. In generale possiamo dividere gli sport, quelli che sono sport di resistenza, e quelli che invece sono sport più immediati. Su questo canale faccio spesso esempio dello sport che facevo io, che era ad esempio il ciclismo, sport di resistenza, e uno sport immediato, ad esempio il 100 metrista, Usain Bolt, anzi, Marcel Jacobs, che ha vinto l'oro alle Olimpiadi per l'Italia. Viva. Oppure ad esempio il box, per quanto ci sia una componente di resistenza, il movimento rapido del tirare il pugno, quello è un movimento prettamente anaerobico. Ora veniamo al succo, perché questa differenza tra aerobico e anaerobico? Credo di averne già parlato in altri video, quindi andrò abbastanza rapido. In ogni caso ti lascio i video linkati qua in alto a destra, non so se sia di qui la destra, mi auguro di sì, perché sennò sto facendo una figura di M. Qual è la differenza? La principale differenza sta nel fatto che sta nel tipo di combustibile utilizzato. Quindi, se da un punto di vista noi utilizziamo l'ossigeno per la respirazione cellulare, per quello che è la vita di tutti i giorni, ad esempio noi stiamo a letto che respiriamo, durante la notte noi utilizziamo ossigeno per produrre energia a partire da una molecola di glucosio, verrà degradata, ma alla fine serve l'ossigeno come accettatore di elettroni. Quindi è necessario l'ossigeno come fonte di energia. Il processo di utilizzo dell'ossigeno però è molto lungo e occupa diversi passaggi, per cui nel caso sia necessario un'attività immediata e rapida, il nostro organismo ha predisposto un ulteriore meccanismo per produrre energia, che è quello appunto anaerobico, ed è quello che è volto a produzione poi di acido lattico. Quindi a tutti è capitato di, ad esempio, poter camminare per 10, 15, 20, 30 minuti e di fare una corsa invece dopo avere il mal di gambe dovuto all'acido lattico. Okay. L'acido lattico è dovuto ad un momento in cui noi passiamo dall'utilizzo di ossigeno per la produzione di energia all'utilizzo di molecole, tra virgolette, già pronte, a cui vanno solo scisse per produrre energia, che è invece il movimento di tipo anaerobico. Okay. Queste sono le principali differenze. Inoltre, l'attività aerobica è quella che ci fa consumare grasso, in quanto, dato che non è immediato, subito, secca, ogni secondo ti serve l'energia più potente che puoi, si va in un primo momento a eliminare quelle che sono le riserve di glicogeno presenti nel muscolo. Il glicogeno, grazie per il tipo che è passato in moto, le riserve di glicogeno sono altro che tante molecoline di glucosio unite insieme che si ramificano e formano una molecola di glicogeno, per cui capite bene che noi accumuliamo glicogeno per avere tanto glucosio disponibile. Quindi durante l'attività fisica verrà prima consumato il glucosio, successivamente si passerà a quelle che sono le riserve di grassi, trigliceridi, e successivamente quindi verranno iniziate a smaltire queste, ed è questo il momento in cui si dimagrisce. Ma non è quello che interessa a noi, andiamo avanti. Ora, l'attività di resistenza, quindi quella aerobica, ha una serie di benefici intrinseci stessi nell'attività. Il fatto che ci voglia più tempo per produrre energia e che l'attività venga protratta più a lungo presenta una serie di caratteristiche che le leggo per evitare di dimenticarmi qualcosa o dirtele male. L'attività aerobica aumenta la resistenza, favorisce la moltiplicazione di capillari sanguigni, incrementa il flusso quindi di sangue alle cellule, riduce la frequenza cardiaca abbassando la possibilità di sviluppare malattie di natura cardiovascolare e migliora le funzionalità del cuore, riduce la pressione sanguigna, aumenta la capacità respiratoria. Aumentare la capacità respiratoria vuol dire semplicemente maggiore ossigenazione ai tessuti.
permette di bruciare i grassi depositi, quindi favorire il dimagrimento, come vi ho spiegato poco fa, abbassa i livelli di colesterolo e trigliceridi, tonifica i grossi gruppi muscolari, contrasta ansia e depressione. Sì, perché non so se lo sapete, ma tutte le attività sportive, ma in generale quelle aerobiche, tendono a rilasciare endorfine, e le endorfine sono considerate come antidepressivi naturali che rilascia il nostro organismo. E infine, adattamento e miglioramento enzimatico mitocondriale dei muscoli scheletrici. Per chi non lo sapesse, i mitocondri sono la centrale energetica della cellula, per cui sono quegli organelli dentro le nostre cellule, perché le nostre cellule per funzionare hanno tutto, per cui c'è una parte dove c'è il nucleo e varie strutture per le varie funzioni della cellula, quindi una parte per eliminare le scorie che non servono più, una parte per produrre energia. La parte per produrre energia sono appunto i mitocondri, che producono energia attraverso la respirazione cellulare e quindi l'utilizzo di ossigeno. Vi sono anche rendimento meccanico aumentato, quindi migliora la capacità di coordinazione, quindi si fa meno fatica per svolgere una serie di movimenti, e aumenta la percezione dell'equilibrio corporeo, quindi in fisiologia si direbbe aumenta la propriocezione, cioè l'idea che il nostro cervello ha del corpo nello spazio. Data la bassa intensità, per ottenere dei benefici ovviamente non si può pretendere di andare a camminare 5 minuti, esempio attività aerobica, e poi avere le glicemie basse tutto il giorno. Ora, è abbastanza comprensibile che altrimenti ciascun diabetico non starebbe in piedi, perché chi è che non cammina per più di 5 minuti al giorno? Ok, quindi necessitano di un tempo che è abbastanza prolungato. Prolungato significa intorno alla mezz'ora, la mezz'ora in su. Ad esempio, io cerco di andare a correre tutti i giorni dalla 30 minuti all'ora e mezza, no, sì, dal 30 minuti ai 45 minuti, e in bici dall'ora all'ora e mezza. O vado a correre o vado in bici. In generale d'estate, che con questo caldo qua, vado a correre la sera perché c'è troppo caldo. D'inverno invece meglio vado a correre verso l'orario di pranzo, perché è il momento più caldo della giornata, se no il resto c'è buio, c'è troppo freddo, eccetera. Mentre in bici vado generalmente a settembre, tutto quello che è il periodo primaverile, perché c'è fresco. Inoltre non solo è necessario farlo per una certa quantità di tempo, è necessario farlo anche per una serie di volte a settimana. Ora, non ti dico di allenarti 7 volte su 7 come un professionista, ma uscire a camminare mezz'ora tutte le sere o 3-4 volte a settimana, ecco, questo sappiamo che è possibile per tutti, e dire che uno non ha tempo è una grandissima cavolata, perché se ognuno di noi andasse sul tempo di utilizzo nell'impostazione del telefono si renderebbe conto che mezz'ora la può tirare fuori quando vuole. Ora, veniamo a un elenco di sport che si possono fare e che non sono troppo improbabili da fare, o comunque alcuni sono un po' più complicati da fare perché necessitano alcune strutture, ma in generale cose che possiamo fare tutti. Quindi camminare lo possiamo fare tutti, mezz'ora ogni sera si può fare, e il resto sono tutte balle, ovunque tu vivi, qualsiasi sia la tua città di provenienza, di origine, e in qualsiasi modo, ok? Benissimo. Il nuoto a bassa intensità, questo ad esempio serve la piscina per farlo, perché non è che puoi andare, anche se vivi sul mare, a nuotare a dicembre nel Mediterraneo, nell'Adriatico, nel Mar Ligure, in base a uno dove vive, o nello Ionio. Non è fattibile. Come si dice alle mie parti, gasboro. Corsa a bassa intensità, come ho detto, io vado a correre da mezz'ora e 45 minuti, poi ognuno fa il tempo che riesce a fare, però non è che è necessario fare per forza mezz'ora, 45 minuti o una determinata intensità. È necessaria l'intensità, che varia per quella determinata persona, per cui varia in base al grado di allenamento, l'età, condizione fisica di partenza, peso, struttura corporea. Ovviamente uno che pesa 80 kg e alto 1,60 farà più fatica rispetto a uno che pesa 80 kg e alto 1,80 m, ok? Perché la componente di grasso ovviamente è diversa. Ci sono una serie di altri sport, come ad esempio il ciclismo che vi ho già citato, la canoa, lo step, il salto della corda, danza, fare gli squat, il calcetto con gli amici, la pallavolo, il basket, il tapis run, la ciclette. Veramente se ne possono fare tantissimi. Ora, io ti ho fatto un elenco giusto per trovare qualche spunto da cui partire. Non devi per forza fare questi, se tu ne trovi altri, vale anche questo. In linea di massima il concetto è fare sport, ma tu non devi avere il fiatone in quel momento lì, detta in versione molto basic. Ora, siamo giunti alla fine del video. Ti ricordo quindi che in generale per tutti quelli che sono diabetici meglio fare attività aerobica, in quanto abbassa la glicemia, mentre attività anaerobica
deve rilasciare quindi energia immediata per poterla fornire al muscolo, e in questo modo si rischia di aumentare la glicemia. E magari in un prossimo video parlerò del perché ho perso un campionato italiano proprio per questo motivo qui, e del perché quando l'ho vinto la glicemia era alta. Ma comunque ti ricordo di mettere mi piace al video, di iscriverti, di commentare, di guardarti i vecchi video e di attivare la campanella, che è molto importante. Io ho detto tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!